continua. Perché è stata agitata. Probabilmente. Reaction subito alla birra, piccolino, proprio un assaggino da nulla, senza glutine ovviamente. Ma è diversa da quelle normali. Senti, quando usi le scarpe per la prima volta, poi metti dentro prima il piede, che senti anche se il dolore del tuo piede, se la scarpe di nuovo. Ah no, perfetta! Sa di mille fiori, no, mille fiori, come si chiama? È buonissima! Bevetela! No, è buona! Sentiamo la recensione di un esperto che beve la birra. Senza glutine. Tanto regalente, devo dire. Sente la mancanza di arte, di qualità. Ma queste patate non sono bellissime. Da cucinare. Ma è un po' male. Ha un tumore. Procediamo con l'olio. Vedete coi bambini. Questa non ce l'ha, Ple. Niente. Oh, al forno ne abbiamo messo 180 ventilato. L'accendiamo. Vai. Quanto sale hai preso? Che schifo. Lo faccio anch'io. No, ma no, siamo in due. Si mettono dentro. Siamo in tre. Tu non mangi, Fede. No. Aspetta. Ah. Su microonde. Un piccolo spoiler della futura canzone sulla SG. La Miranda nuda anche a dicembre. È hot come la febbre. Sì, più o meno sì. Oh yes. Guarda, c'è quella fiammina. Anch'io voglio fare no. Sì, però adesso dobbiamo mettere dentro. Sta schizzando tutto, basta, Fede. Sei pessimo qua. Basta! Cioè, un goccetto proprio. Ma proprio la goccia. Madonna. Ok, mettiamolo sul fuoco 5 minuti, dopo mettiamo la birra, facciamo evaporare l'alcol e dopo mettiamo la panna fresca liquida. Facciamo usare 5 minuti girando ogni tanto. È troppo bello il rumore di un gas che si attiva. Non male come il ginocchio. Fai tanca. Voglio un po' di Giulio Sale. Si può mettere la birra? Voglio mettere la birra? Sì! Sì! Ancora un po'. Ma che doveva avanzare? Avanza. Fa un quintale di schiuma sta birra. Va bene. Oh! Un goccettino. Voglio provare. Sembra molto invitante quel panino. Certo. Hai idea di mettere intanto su anche il... No. Panna fresca liquida. Allora, 100 grammi di panna fresca liquida. Cosa? No. Hai capito? No. Ma che buono. Filma qua che bello. Pigliati questo panino, ok? E cioè? Pane con salsiccia bruciata, che fa le malattie brutte. Fate un corso di cucina, mettete su qualcosa. Che ne hai? Yes. Non è buono, un po' bruciato però. Cos'è esploso? È esploso qualcuno. È esploso qualcosa qua sotto. Sembra buonissimo. Figa. Io ho paura di aver coperto il microfono per tutti i video che ti ho fatto. Nuda anche a dicembre. Detto che non c'è da fare. Che mesculati. Siamo lì. Aspetta. Nuda anche a dicembre. Non prendetelo, è per me. No. È la nostra cena. No, è la nostra cena. Io vi ho dato una mano. Oggi bastardi. Esatto. Abbondo un po'. Sentiamo, allora vediamo qui il piatto. Molto invitante. Questo già è freddo me. Ovviamente aggiunto un po' di olio. Sta già freddo me. Che devo stare? Prendi la nostra cena. Ma è buona. È molto buona, lo so. Tra le migliori che abbiamo fatto. Sì. Non la migliore, la metto. Secondo te? Secondo posto. Sì. Sale grosso. Vabbè. Okay. Non anche così. Hai fatto un po' di peperoncino. Un po' esagerato con la panna, secondo me. No, va bene. Vuoi assaggiare un po', però? Con culo. Secondo me c'è un po' troppa panna, però è buona. Ma ci giuro, la panna è più buona, così dopo puoi fare la scarpetta. E poi si sente proprio la carne con così tanta panna. Ma no, è buona, si sente più la carne. Terzo posto, però. Terzo in un secondo? Terzo. Ah, poi magari andrebbe fatta con la birra col glutine. 9 e mezzo? Questo mangiamo per noi. Aspetta. 20 piatti, no? Pepe? Nanna Pepe? Secondo me meno buone dell'ultima volta che l'abbiamo fatta, più buone rispetto alla prima volta che l'abbiamo fatta.